Abbiamo visto nel video intervista di Report che il birr viene utilizzato come come moneta complementare insieme al franco svizzero. La cosa positiva è che il birr può essere utilizzato soltanto in un ambito locale, quindi nella fattispecie viene utilizzato solo in Svizzera, e quindi questo serve anche ad incentivare l'economia locale, che è anche questo uno degli aspetti della cambiale sociale. La cosa che bisogna invece dire è che la cambiale sociale può essere utilizzata non soltanto come moneta complementare, ma anche come moneta alternativa. Ovvero, nel video abbiamo visto che il birr viene utilizzato in percentuale sul totale di un acquisto o di una vendita. La cambiale sociale può essere utilizzata invece anche al 100% in un acquisto e in una vendita. Ciò ferme restando le condizioni di scambio, di credito tra le parti nel negozio giuridico. Quello che bisogna dire è che la cambiale sociale, come il VIR, all'interno del circuito di compensazione ha lo stesso funzionamento che sino ad oggi ha decretato il successo del VIR, e pertanto noi crediamo che la cambiale sociale possa essere un'occasione di successo allo stesso modo del VIR. Mi fermerei qui.